o al massimo due immersioni prima che il sole tramonti del tutto. Dopo un intero pomeriggio senza vedere una coda, forse questo spot a 27 metri mi potrà regalare qualche bel pesce. Siamo a fine novembre e il pesce in questo periodo si comporta con un atteggiamento direi abbastanza sospettoso. Segno forse che l'inverno sta iniziando ad avvicinarsi. Li intravedo, sono loro. E parliamo del pesce rosso. Tutti uguali, identici. Mi girano intorno con il loro famoso carosello, ma vediamo quanto riescono a inibire la loro curiosità. Ok, ora basta girare. Colgo l'attimo e mi dà il fianco. Colpo speciale. Dicono che con la sola forza della mente si possa concentrare tutta l'energia circostante in un unico punto all'interno del corpo dei propri nemici e poi liberarla con effetti devastanti. E solo chi ha le sette stelle sul petto è capace di farlo. Mai, mai scorderai. Colpo della gamba a spirale di Acuto. Tecnica dell'Okuto Shinken. Come? Non la conoscete? Non va bene ragazzi, non va bene. Sole, ti prego, non andare via. Aspetta ancora qualche minuto. Il tempo di recuperare, ci spostiamo sul nuovo spot, non tanto lontano dal precedente. Mi faccio quest'ultimo tuffo al buio, a malapena riesco a vedere il fondo. In verità ragazzi, mi piacciono questi tuffi così in assenza di luce. Mi ricordano i tuffi in assetto costante, a meno 100 metri. Da notare il colore grigio dell'asta. Il tiro mi diventa molto più istintivo. Infatti, ok, perfettissimo, grazie sole, posso rientrare a casa. Finalmente, dopo una mezza giornata passata in mare, posso dire di aver pescato. Il sapore di queste immersioni al limite del carasole sono uniche. Beh, meglio ancora se concluse con una bella cattura di un bel pesce. Ragazzi, non dimenticatevi di iscrivervi sul mio canale e per restare sempre aggiornati, accendete la campanella. Ciao ragazzi e alla prossima.